CED dell'Istituto Comprensivo Gianni Rodari di Palagiano. E quest'anno vogliamo condividere con voi, ma soprattutto con i più piccoli, la nostra esperienza di scuola, che parla di DAD e di DE. Ed altro ancora, ma che stranamente ci vede legati a due simpatici protagonisti, i quali sono stati spettatori di un evento unico ed irripetibile, nella città di Gesù. Ed ecco a voi che direttamente dal paradiso degli animali scendono sulla terra un buo ed un somarello, i nostri protagonisti. Un racconto. Nel paradiso degli animali, l'anima del somarello chiese all'anima del bue: ti ricordi per caso quella notte, tanti anni fa, quando ci siamo trovati in una specie di capanna? E là, nella mangiatoia? Lasciami pensare. Ma sì, rispose il bue. Nella mangiatoia, se ben ricordo, c'era un bambino appena nato. Bene. Da allora gli uomini fanno una grande festa per l'anniversario della nascita. Lo chiamano Natale. Per loro è la giornata più bella. È il tempo della serenità, della dolcezza, del riposo dell'animo, della pace, della gioia della famiglia e del volersi bene. Già che ci siamo, perché non andiamo a dare un'occhiata? Planarono sulla terra, adocchiarono un lume, vi puntarono. Il lume era una grande città, era uno spettacolo impressionante. Le mille luci, le vetrine, le ghirlande, gli abeti, lo sterminato ingorgo di automobili e il vertiginoso formicolio della gente che andava e veniva, entrava e usciva. Tutta carica di pacchi e pacchetti con un'espressione ansiosa e frenetica, come se tutti fossero inseguiti. Il bue si guardava intorno con spavento. Senti, amico, mi avevi detto che mi portavi a vedere il Natale. Ma devi esserti sbagliato. A me sembrano tutti pazzi. Per togliersi dalla confusione, il bue si fermò a curiosare dentro una finestra. Anche qui c'era tanta gente indaffarata che scriveva biglietti su biglietti. C'erano uomini e donne che facevano pacchi, preparavano buste, correvano al telefono. Si spostavano velocemente da una stanza all'altra, portando spaghi, nastri, carte. E tutto era precipitazione, ansia, fastidio, confusione e una fatica terribile. Mi avevi detto, insistette ancora il bue, che era la festa della serenità e della pace. Già, rispose l'assinello. Una volta infatti era così. Ma che cosa vuoi? Da qualche anno è tutto cambiato. Ormai ho la testa che è un pallone, disse il bue. Se questo è Natale, ce n'è troppo di Natale allora. Ti ricordi quella notte a Betlemme? La capanna, i pastori, quel bambino. Era freddo, eppure c'era pace, una soddisfazione. Com'era diverso. Ricordando la pace della notte a Betlemme, il somarello e il bue ritornano nel paradiso degli animali, lasciandoci il desiderio di tornare a vivere un Natale unico attorno al bambino che nasce. Buon Natale!